Allora, volevo dire che praticamente abbiamo un tot di film di cui parlare, perché anche se non c'è forse, diciamo, il capolavoro, tanti sono, vedrete nella pagella, molti sono 6,5, 7, 7,5, quindi abbiamo valutato che è meglio parlare anche un po' anche di questi, soprattutto quelli che poi sono ancora in programmazione, perché così c'è anche la possibilità, diciamo, di avere un riscontro su quello che ha detto il critico e contestarlo in una maniera più corretta. Bene, come primo film inizio io, come siamo d'accordo con lei, e partiamo con la Fiera delle Illusioni. Film che, incredibile a dirsi, continua ad andare molto bene, ed è un film particolare. Guglielmo del Toro è un contratto 2 anni or sono, abbiamo cenato 7 volte assieme, 7, e quindi penso di poterlo abbastanza conoscere. È una persona che lui ama definirsi non regista, perché in effetti la sua attività principale è quella di produttore e, diciamo così, di sponsor di nuove situazioni. Diciamo che, tanto per intenderci, lui è di Guadalajara, che è la seconda città del Messico, dove appunto ha organizzato questo festival dove sono stato anch'io. È molto bello, molto ben fatto, e praticamente ha sponsorizzato con le società che lui tiene negli Stati Uniti il lavoro di 8 laboratori di animazione, e dice: vedrai che prima o poi, per circa 700 persone, ecco, perché magari i numeri non... Vedrai che prima o poi mi serve. Non a caso adesso è in uscita un'animazione che lui ha fatto, che è Pinocchio. Notate, sia animazione sia diciamo anche con Ewan McGregor e altri attori. Comunque è molto interessante questo, io ne ho visto qualche scena, ve lo dico solo così per non perderlo, perché è ambientato nell'Italia degli anni 30, mentre imperversava il fascismo. Il film segue la storia di Pinocchio attraverso le situazioni di cambio della cultura e dei valori vari. Geppetto, ovviamente è Geppetto, ed è un film comunque di 1 ora e 40, che chi l'ha visto integralmente dice che praticamente andrà sugli Oscar, quindi questo solo per dirvi. Comunque, invece, il film di cui parliamo oggi è La Fiera delle Illusioni, che, anche se non è corretto, è, diciamo così, è un remake. O meglio, è tratto dallo stesso romanzo di Grisham. Praticamente il film era stesso nome, La Fiera delle Illusioni, era del 47, con un certo Tyrone Power, che insomma mi dico che sia abbastanza bravo. Comunque, diciamo che praticamente questo sia il romanzo che il film vivono di una atmosfera molto morbosa. Diciamo che praticamente, non so, qualcuno di voi l'ha visto il film? Perfetto, quindi i colori di un certo tipo, praticamente si vive questa atmosfera del Luna Park in una maniera incredibile, cioè sembra veramente di esserci, e ti si attende che prima o poi qualcuno venga ammazzato, cose di questo genere, perché è un'atmosfera incredibile. Quello di cui si vanta lui, secondo me ha ragione di fare questo, è che praticamente anche nella forma dell'acqua, finché precedeva questo, lui non usa effetti, diciamo così, legati al mondo dell'informatica. Sono tutti effetti teatrali del 700 e dell'800, anche nella forma dell'acqua. Molti mi hanno detto: ma non è possibile, lui ha fatto vedere un filmato sulla Guadalajara, praticamente erano i famosi rulli di Stagnola, cose di questo genere, e sembrava, chiaramente ripreso con macchine di adesso, con le angolazioni giuste e via di seguito, sembrava che fosse sempre questo, diciamo, automa dentro l'acqua e non l'ha mai toccata, che non esisteva. Quindi diciamo che anche in questo caso si è divertito fare un discorso di questo tipo. È uno che si può permettere il lusso di avere, diciamo così, per un film 2000 persone, perché poi, tanto per essere molto chiaro, La Forma dell'Acqua si è vinto i suoi Oscar, era candidato a 13 Oscar, cioè non è una cosa da poco, si è guadagnato i suoi senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. E quindi voglio dire, oltretutto, essendo lui produttore di alcune serie molto importanti televisive americane, chiaramente può fare quello che vuole. Era come un certo Fellini, che a un certo momento in tutto il mondo era valutato per le sue capacità sia di regista sia di autore soprattutto, e a un certo momento aveva delle persone, tipo il produttore suo,
Cavia, che era Grimaldi, che diceva: per fortuna che faccio i vari western, spaghetti western, così mi posso permettere di perdere tutti i soldi con Fellini. Quindi voglio dire, lui si trova in una situazione del Toro di non avere bisogno, diciamo così, di risparmiare. Quindi tenete presente che anche quest'ultimo film, è chiaro il discorso Covid e via di seguito, comunque la lavorazione è durata più di 8 mesi. Valutate che normalmente un film, in momento, diciamo, da quando inizia a quando finisce, normalmente si parla di 8 settimane. È chiaro che ci sono i film particolari, tipo appunto quelli dove si usa molto computer grafica e via di seguito, che vengono elaborati in molto più tempo, ma non tutta la troupe, una parte. Diciamo che normalmente tutta la troupe è impegnata 8-10 settimane. Il film parla di una persona, diciamo, non bella, nel senso che praticamente lui entra nel mondo del circo, dei baracconi in questo caso, perché ha intenzione tutto sommato di trovare i suoi vantaggi, nel senso che praticamente impara, grazie alla collaborazione della compagna di un vecchissimo, di un anziano mago, trucchi di vario tipo, e in questa maniera inizialmente stupisce, dopo, diciamo che tra virgolette, riesce anche a fare delle truffe, e indovinando delle cose addirittura riesce a convincere alcuni miliardari, due per la precisione, dei suoi poteri, fa parlare la moglie che è mancata e così questo genere. In questo viene molto aiutato da una cosiddetta psicoterapeuta, che poi si scopre, poi nel senso dopo 40 minuti, quindi si può dire, che essere una truffatrice anche lei, anzi di maggior calibro. Ovviamente dopo questo è un film che diciamo che il romanzo ha due versioni, quella del 47, che praticamente la casa di produzione americana ha costretto il regista a fare un lieto fine. Qui c'è quello vero e, credetemi, colpisce notevolmente. È un film che riesce a giocare molto bene col drammatico, ma nello stesso tempo riesce a essere anche divertente, perché praticamente fanno vedere quello che è un dietro le quinte molto 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 bello. Quindi io mi permetto, visto che c'è ancora in giro da tutte le parti, addirittura è all'Albatros, al City, a UCI e a The Space. Vi consiglio di cuore di andarlo a vedere, nonostante sia 2 ore e mezza, secondo me, chiedo appunto chi l'ha visto, 2 ore e mezza che volano, letteralmente volano. Non ho mai guardato l'orologio, alle volte con certi film da 1 ora e 20 mi consumo la vista. Io vorrei parlare di una cosa particolare, perché questo mese sono usciti 2 biopic sportivi. Casualmente, non è una cosa. Al cinema si parla poco di sport di solito, ecco. E il primo che ho apprezzato di più, perché è più vero, è un diario anche personale di un personaggio che tutti conosciamo, perché è un personaggio di grande personalità, scusatemi la ripetizione, però è Federica Pellegrini, che è sempre stata al centro delle cronache, non solo sportive, ma anche rosa. E è un personaggio particolare, con una caratterialità impegnativa, ecco. Caratterialità e carattere che l'hanno portata a arrivare a dei risultati incredibili, tanto che il suo record dei 200 metri è ancora imbattuto di velocità, e infatti lei in questo film ripete: il tempo per me è sempre stata la cosa, come per tutti noi d'altra parte, più importante, più significativa. E quindi questo film lo ha realizzato con Sara Ristori, la regista. In parte è un videodiario, ma che parte davvero dall'inizio della sua carriera. La prima Olimpiade che fece è del 2004,
e l'ultima del 2020, ne ha fatte 5. Voglio dire, sono risultati, per chi segue qualsiasi sport, incredibili, voglio dire. E, però in questo film si mette anche a nudo su certe, non debolezze, perché ognuno di noi ha delle debolezze, però lati problematiche, ovvero periodi di bulimia, piuttosto che perfezionismo. Ovviamente chi raggiunge dei risultati di questo tipo non può che essere perfezionista ed avere questo scopo nella vita. E un'altra cosa che emerge ed è significativa soprattutto nel 2022, dove le famiglie sono disfatte, separate, c'è un forte legame familiare che emerge, ecco, ed è bello che sia così, voglio dire. Emerge ovviamente la sua relazione con il Matteo Giunta, che è anche il suo allenatore, ma se ricordate all'inizio, non ricordo il nome dell'altro nuotatore, gli uomini sicuramente se lo ricorderanno. Un suo collega comunque, è sempre stata un personaggio anticonformista anche, oserei dire. E quindi è molto interessante vedere queste riprese a lato piscina, perfette, precise, girate molto bene, con grande precisione, confronto invece a questo che ho definito video diario, non saprei come dire, queste riprese più col telefonino, con mezzi di qualsiasi tipo. E, quindi emerge davvero un ritratto della nuotatrice vero, vero, sincero, e anche questo suo super ego debordante, ecco. E l'altro biopic sportivo è Una famiglia vincente, King Richard di Green, tale Green, esordio alla regia. Ed è, tutti dicono sulle Williams, no, è sul padre delle sorelle Williams, Venus e Serena, grazie. Io adoro il tennis, quindi ho apprezzato tantissimo la bravura di queste ragazze che coprono i colpi. Io gioco a tennis, quindi ho apprezzato il dettaglio sportivo, però nell'insieme non l'ho trovato un film interessante, un film che rispecchia i canoni americani alla perfezione. Voi sapete che la sceneggiatura del tipico film americano prevede un inizio in una situazione, magari in questo caso di degrado, di povertà, due ragazze nere che devono affrontare. Voi sapete che il tennis costa, io lo so perché prendo anche lezioni, prendevo, ora sto insegnando a scuola e purtroppo non ho più il tempo, però è impegnativo. Quindi ovviamente il padre insegna loro in un campetto del quartiere, del block dove abitano, e quando cerca di queste ragazze super dotate e super allenate dal padre, cerca di
fanno i primi tornei, intorno a loro si vedono solo ragazze bionde, bianche, tutto il contrario di quello che sono Serena e Venus, ecco. E quindi ci sono una serie di contrasti assolutamente prevedibili, e come vi dicevo, quindi inizia dal basso, come la sceneggiatura americana impone, e tutte le sceneggiature, perché se poi andiamo a vedere Ziegfeld, che è l'inventore di questo, colui che ha proprio scritto le regole della sceneggiatura, in fondo si è ispirato anche a Shakespeare piuttosto che ad altri, e le storie che funzionano hanno delle regole comuni. E quindi poi ovviamente ci sono delle problematiche, e alla fine le nostre eroine vincono, ma soprattutto vince il padre, nel senso che riesce nel suo intento di far allenare le figlie da super allenatori, e le ragazze vincono, e quindi a mio avviso è un film piuttosto banale e scontato, per quanto abbia apprezzato, ripeto, ma a mio piacere vedere come queste attrici davvero facciano dei servizi belli, coprano il colpo, vuol dire non fare così, ma coprirlo, insomma, delle piccole raffinatezze, perché il tennis poi alla fine, magari per chi non lo conosce bene, è uno sport di estrema intelligenza, quindi, e di previsione, un po' come gli scacchi, ti tiro la palla così perché poi me la ribatti così, eccetera eccetera. Ma d'altra parte tutti gli sport, io parlo di questo perché magari lo conosco un po' di più, tutti gli sport in fondo hanno una strategia dietro. Quindi fra la casualità di avere questi biopic sportivi, comunque è più verace il film sulla Pellegrini, a mio avviso, rispetto a un film assolutamente preconfezionato e lindo come King Richard. E ma volevo dirvi, ecco, mi sono segnata qualcosa da dire, intanto che Will Smith, il protagonista, sia produttore che protagonista, quindi ovviamente si è scritto una parte per sé, e infatti ha avuto ai Golden Globes il miglior attore e miglior film drammatico per Will Smith, e quindi ha un po' una cosa fatta ad hoc per lui stesso. E proseguiamo con un altro film interessante che è andato tutto bene, di François Ozon. Anche qui mi spiace per voi, qualcosina di più devo dirlo, perché è stata una buona idea da parte del distributore italiano, che è Academy 2, che poi sarebbe, tanto per intenderci, non siete tenuti a saperlo, anche i gestori del circuito Cinema Genova, che per il giorno dell'Eurofilms praticamente ha presentato questo film e ha fatto un collegamento diretto, diciamo, a Parigi, in Francia, che è durato circa 45 minuti con Ozon. Ed è stato interessante perché lui tutto sommato sapeva perfettamente di non aver fatto un capolavoro, ma nello stesso tempo lo difendeva con intelligenza. Perché chiaramente nessuno di noi gli ha fatto la domanda, dice, ma come mai hai fatto questa cosa? Perché insomma, sinceramente non è neanche di buon gusto, però diciamo che obiettivamente è un film che, se poi uno lo valuta alla fine con serenità, magari il giorno dopo, forse ancora meglio, lo trova sicuramente valido. Perché? Perché diciamo è un film molto particolare, dove praticamente si parla del suicidio assistito.
innegabilmente non è che sia uno di quegli argomenti che, dove siamo abituati a vedere un film di 110 minuti che ne parla senza dover fare scene iettatorie e via di seguito. C'è una serenità nel film che fa paura. Nel senso che praticamente qui abbiamo André Dussolier, che è un attore teatrale, tutto bravissimo, che con poche espressioni veramente ti spiazza, perché tra l'altro è bello l'alternarsi di scene, tra virgolette, divertenti, non c'è nulla da ridere, ma da commedia, con quelle più drammatiche, ed è bello a un certo momento proprio nel dialogo che spesso e volentieri non si capisce quando entrerà poi la battuta. E questo è importante, quindi è un lavoro di sceneggiatura notevole. C'è da dire che il soggetto è praticamente della Emanuele Bernheim, che è amica e collaboratrice da parecchio tempo di Ozon, e la quale praticamente ha fatto né più né meno che un libro autobiografico, perché ha avuto questa situazione col padre. C'è da dire che in effetti nella sceneggiatura sono riusciti a sminuire notevolmente questa drammaticità, pur rimanendo presente fino all'ultimo. Ci sono alcune cose, vedete, alcune trovatine, che tipo quando vanno in Svizzera, sono in Svizzera per fare questo tipo di intervento, voi sapete perfettamente che non sono tanti i paesi che lo permettono, e quindi è bello vedere gli inconvenienti che trovano, ma non inconvenienti che uno si potrebbe aspettare, l'autorità, che no, delle cose differenti, e tutto sommato, diciamo, uno si trova a sorridere o a ridere, alcuni ridevano, io mi sono trattenuto un po', e per, diciamo così, affrontare questi sviluppi molto spesso imprevedibili. Ozon è un regista che col tipo di film che fa ci si aspetterebbe che ne realizzasse uno ogni 2 o 3 anni, perché sono poi impegnati, sono molto costruiti bene in sceneggiatura e tutto. Lui in poco più di 20 anni ne ha fatti 20. Quindi credetemi, è una cosa, cioè, è chiaro che a un certo momento noi avevamo in Italia il grande, lo chiamo, io per me era grande, Mariano Laurenti, che ne faceva 12 all'anno, che faceva le giovani, diciamo tipo Giovannona, Coscia Lunga. Massimo di rispetto, perché persone che andavano in un posto non sapevano se avevano o no, che so io, un mulino, e quello che era un mulino diventava un bar, bravissimi nel cambiare tutto. E le dico, un film di un certo tipo come questo, normalmente si prevede, i grandi autori lo fanno ogni 2 anni, 3 anni, uno. Lui va avanti sempre proseguendo con questo suo studio, diciamo così, della società, sono tutte persone normali quelle che sono al centro dei suoi film. Anche qui praticamente sono due sorelle che hanno, diciamo, una certa situazione sociale, che hanno un padre che sta innegabilmente bene e che a un certo momento, dopo un ictus, decide praticamente di interrompere la sua vita terrena. Questo perché? Perché tutto sommato una persona abituata sempre a essere brillante, a essere sempre al centro della propria vita, si trova praticamente a dover dipendere dagli altri, e per lui è una cosa insopportabile, insostenibile, e quindi tutto sommato chiede alla figlia prediletta, che è Emanuele, di aiutarlo in questa situazione. Lei gli si affianca e cerca di accontentarlo su tutto, cercando di convincerlo con le buone a non fare questo. Poi alla fine, quando questa idea c'è proprio, chiaramente non si vede la scena, chiaramente si immagina che sia successo questo. E, incredibile a dirsi, Sophie Marceau qui è veramente brava, non che normalmente non lo sia, però qui effettivamente è equilibrata nella recitazione in maniera notevolissima, perché è difficile riuscire a sorridere con le labbra e avere gli occhi, diciamo, tristi. Lei ci è riuscita, è stata veramente, veramente brava, e quindi diciamo che tutto sommato, pur avendo davanti a una persona come André Dussolier, che è veramente un grande, lei non riesce, diciamo, non riesce mai a perdere il primo piano, è sempre suo, anche quando è in fondo è lei che tutto sommato è la protagonista della scena. Quindi questo onore al merito. C'è qualcuno allora che l'ha visto questo? Bene, proseguo un attimino io con un film che in questo momento non è in programmazione, ma è stato, diciamo, ha fatto l'anteprima di 3 giorni, e adesso il 17 di febbraio rimarrà in programmazione fino
l'idea sembrerebbe di 21 giorni, quindi dovreste avere il tempo di vederlo. E parlo di Ennio, o Ennio di Maestro. Il titolo internazionale è Ennio di Maestro. Diciamo che è un film, questo, forse uno dei più belli di Tornatore. Perché credetemi, non è un documentario, non è un docufilm, è un film di due persone che chiacchierano tra di loro, che inseriscono le varie situazioni che hanno vissuto insieme, oppure che magari gli dice: ma tu con Leone com'è andata? E diciamo che c'è una capacità di raccontarsi e di raccontare in un film che è un vero autentico film. Quindi trattarlo come documentario o docufilm mi sembra assurdo. Tra l'altro, un'altra cosa che ho molto apprezzato è il fatto che le interviste ovviamente non tutte sono di persone viventi. Non viene detto questo, perché tu nel mondo del cinema, nel mondo dei ricordi, tutti sono vivi, tutti, e questo a me sinceramente è piaciuto moltissimo, perché sennò è molto facile anche far, diciamo, piangiucchiare la gente e via di seguito. E oltretutto il materiale visivo è qualcosa di meraviglioso. Sono stati scelti spezzoni di film, diciamo in 40 secondi raccontavano un film, come lo ricordavamo noi, sia chiaro, non dico che in 40 secondi, però diciamo che soprattutto certi western, la scena principale, le musiche che poi incalzavano, e lo scoprire, anche se lo si sapeva, che lui praticamente ha iniziato facendo l'arrangiatore di Gianni Morandi piuttosto che di altri, insomma, sinceramente è molto molto bello. Oltretutto, attraverso queste persone, questi personaggi, queste realtà, si racconta l'Italia di quegli anni. Non solo lui, che a un certo momento va anche all'estero, non prima degli Stati Uniti, quindi praticamente che viene riconosciuto in una certa maniera. Il fatto che a un certo momento lui, praticamente fino ai 40 anni, non era convinto che la sua strada fosse quella delle colonne sonore, che quindi usava sempre degli pseudonimi, perché lui voleva fare la sua musica, che era la musica classica, che poi ha fatto il figlio Andrea. E quindi voglio dire, effettivamente anche questo, ammettere che questa era una scelta di comodo, insomma, mi è molto piaciuto. Oltretutto, il fatto che lui con la propria voce sottolineasse le musiche, sinceramente a me faceva venire i brividi. E quindi voglio dire, onore, veramente onore a questo regista, che tutto sommato non sempre mi ha convinto Tornatore. Questa volta, ma sinceramente, bene, bene. Per dire comunque come sono difficili da fare questi film, che la lavorazione di questo è durata non continuativamente, ma circa 6 anni, la produzione Italia, e lì ci siamo, Belgio, già un po' strano, Cina e Giappone. E il contributo da parte dello Stato arrivava a 280.000 euro. Se voi pensate che certi film di registi italiani emergenti prendono 1 milione, non so, sono sempre stato curioso di scoprire come vengono valutate queste cose, perché a suo tempo il film girato in Brasile dall'Ante della Rovere aveva preso anche quello 1 milione di euro, e non c'era una persona del personale che fosse italiana, ma non entro in merito. Comunque un'altra cosa che volevo aggiungere è che si vede un altro dei grandi della musica italiana che molti non conoscono, che è Alessandro Alessandroni, che era, tanto per intenderci, quello che faceva il fischio o gli faceva i galoppi con le chitarre. Alessandroni, purtroppo anche lui è mancato da poco, abitava, posto particolare, in Namibia, dove aveva creato degli studi di registrazione in cui sono andati gli ultimi che sono andati, Bruce Springsteen, cose di questo genere. Avevamo un'eccellenza italiana ai massimi livelli, che, insisto a dire, in un paese come la Namibia, premetto, un posto di mare meraviglioso, non era scemo, sia chiaro. Si è trovato, l'ho incontrato quando sono stato in Namibia, e non era uno che raccontava, praticamente diceva: ma ti piaceva questo? Ah sì, e si metteva a suonare, e aveva già 80 e passa anni. Quindi mi faceva piacere ricordare che Alessandroni, perché secondo me è stata una persona, i cantori moderni, ricordatevi che ai vecchissimi tempi c'erano i 4 più 4 di Nora Orlandi, ma lì era grande musica.
diciamo che assomigliavano più agli Swingle Singles che non a un gruppo normale. Quindi mi faceva piacere anche ricordare a Sandroni, che, a cui, non so se avete notato, l'amico Tornatore ha dedicato ben 3 scene. E questo, non ho avuto il modo di chiacchierare appunto con Tornatore, la prima volta che mi capita glielo chiedo, perché non può essere un caso. Vorrei parlarvi dei miei, per usare un termine che non mi piace, colpi di fulmine. Preferisco cup of tea, non so se sapete, in Inghilterra si dice così, la mia tazza di tè, i 2 film che ho preferito del mese. Su uno mi soffermerò di meno perché ne ha già parlato Massimo, so, la scorsa stanza del cinema, e l'altro, ed è un eroe di Faradi, invece quello di cui forse non si è ancora parlato è Tiepide Acque di Primavera, cinese, di un trentenne esordiente, Xiao Gangu, ispirato addirittura a un rotolo dipinto. Sapete che i cinesi dipingono anche su rotoli per raccontare delle storie, del XIV secolo. Ma cosa è bello di questo film? In primis le inquadrature, perché usa dei campi lunghi, lunghissimi, campi medi, pochi primi piani come va di moda ora, come tanto cinema attuale fa, perché, per colpire, per... Invece si vede proprio la Cina com'è, come questo paese, me lo sono scritto perché, le montagne di Fuchun e il delta del fiume Fuchun e la città di Fuyang che ha ospitato le Olimpiadi nel 2008. E quindi, oltre alla bellezza visiva di questo film, c'è anche un discorso politico sulle distruzioni e costruzioni per le Olimpiadi e un discorso sempre economico su perché la storia di una famiglia, la capostipite, la madre, la mater familias, ha un ictus, soffre di demenza senile e i suoi 4 figli se ne devono occupare con alterne vicende che ora magari... Qualcuno l'ha visto? Solo io e lei. Sì. No, no. No, altri 4. Ah, no, 7 in 4. Vi è piaciuto? Sì. E la questione che vi dicevo economica qual è? Che secondo me, oltre all'aspetto visivo, visuale, racconta la Cina. Il discorso economico è appunto costruzione, palazzi, ma proprio ad esempio la figlia di uno di questi 4 fratelli si innamora di un uomo, insegnante, come lo sono io ora, e allora si soppesa, ma ce l'ha una casa, ma ha i soldi per comprarla, ma guadagna abbastanza, niente di nuovo sotto il sole, la storia del mondo è fatta di matrimoni combinati, eccetera eccetera, però è raccontata in maniera molto diretta, molto ci immerge nella Cina di oggi, nei paesi, nei... non nelle metropoli, ma e quindi mi sono segnata qualcosa. Altra cosa che entra molto e che di nuovo riporta alla Cina e riporta anche soprattutto al cinema cinese è la presenza delle stagioni. Sarebbe banale parlare di Kim Ki-duk anche dal titolo, perché Kim Ki-duk secondo me fa un tipo di cinema molto diverso, però c'è questa presenza del si sente il caldo, il freddo, il bel tempo,
è una cosa che si sente. E la presenza dell'amore, come vi ho già detto, di queste, di questo amore contrastato dai genitori. E altra cosa è la semplicità dei lavori. Noi siamo in una, diciamo, a Genova, in Italia, non ci sono tanti pescatori, ristoratori, truffatori, voglio dire, sono proprio mestieri semplici che ci riportano, sembra di essere lì. È un film lungo, ma che immerge totalmente nel, in un livello sociale medio, forse medio basso, e che si trova ad affrontare la vita vera, non la vita che è qui probabilmente già ha una certa cultura, è interessato al cinema, non è un discorso classista, intendiamoci, però lì è la semplicità delle vite dei paesani, ecco, dei cittadini cinesi più semplici. L'altro invece, di cui ha già parlato appunto Massimo, è un eroe di Faradi, e ne ha già, so che lui ne ha già parlato molto lo scorso mese, quindi vi dirò solo che, come sempre, i film che lui riesce a girare in Iran trovo molto affascinante il, la confusione, il, non mi vengono i termini, la relatività della verità, ecco. Avrete visto, chi di voi ha visto, sicuramente molti, Una separazione. Ma vi ricordate anche quelli precedenti, com'era bello questo divorzio così confuso, e rispecchiano proprio una confusione burocratica del, di questo paese. E su questo non voglio dire altro, perché ne ha già parlato Massimo, che quindi immagino, Massimo, ti sia piaciuto. Marchelli. Vorrei accennare a una cosa che mi sembra, penso che conquisterà la sala. Non è un film, secondo me, di nuovo torniamo al tipico film americano con la sceneggiatura fatta in un certo modo, ma innanzitutto è una storia vera, e è Gli occhi di Tammy Faye, e, ma ha una grandissima qualità, ovvero l'interpretazione di Jessica Chastain, che non so se molti, io me la ricordo nel film di Malick, struccata, davvero acqua e sapone, è irriconoscibile, non avevo neanche notato che avesse gli occhi verdi. Qui invece ricalca una, un personaggio reale che era molto truccato, era famoso per avere queste ciglia, le labbra, sapete, con il, come si dice, il bordo delle labbra tatuato, tutte queste cose ai tempi, ambientato qualche decennio fa, erano, sì, esatto, erano, Gli occhi di Tammy Faye, prego. E suo marito, altro personaggio famoso realmente esistito, è Andrew Garfield, che invece è un po' più monotono come recitazione. Lei è incredibile, perché chi ha visto gli altri suoi film l'ha vista interpretare dei personaggi totalmente diversi, e molto spesso parliamo di mostri di bravura come De Niro,
se fate caso, i personaggi che ha interpretato nella loro, nella sua filmografia si assomigliano. Lei invece dimostra una grande duttilità, incredibile, nel senso che davvero assume una mimica che ricopia quella del personaggio che non vi ho raccontato la storia. La storia di questa coppia è realmente esistita in America, di predicatori che attraverso la, quindi cristiani, cattolici, attraverso la televisione fingevano, ma neanche troppo, di avere delle donazioni telefoniche dai telespettatori, invece tenendole per sé, quindi è stato un grandissimo scandalo. E quindi dicevo, lei assume proprio la mimica della vera Tammy Faye e canta, è davvero irriconoscibile, non sapendo che è Jessica Chastain, anche perché ovviamente gli attori fanno anche delle scelte nei loro ruoli, mi spiego? Quindi oltre ad essere brava, dimostra la sua intelligenza, la sua duttilità. Forse volevi parlare anche tu di dire qualcosa di questo film. Sì, allora, dicevo che i predicatori degli Stati Uniti sono stati sempre protagonisti di varie situazioni. Qui lui, questo predicatore che avevamo, era riuscito ad arrivare a 20 milioni di spettatori al giorno. Chiaro che a un certo momento è caduto perché ha fatto degli sbagli, dell'ingenuità, ma soprattutto perché non ha accettato la, diciamo così, collaborazione di quelli che erano meglio inseriti di lui in quel mercato. C'era questa situazione che lui non ha accettato, diciamo, aiuti, leggi, di cedere parte del suo lavoro a questi altri che erano già felici di avere 2 milioni di spettatori. È andato in carcere pesantemente, cioè nel senso che praticamente ha fatto 25 anni, però la cosa più interessante, divertente e che ti fa capire anche tante cose che sono successe in Italia, leggi tra virgolette vanno a Marchi piuttosto che altre situazioni, che lui è uscito, si è fatto un'altra televisione, cioè che ha tuttora, e continua a fare predicatore, continua ad avere, addirittura è padrone proprio di questa televisione. La moglie continua a fare, diciamo così, la cantante un pochettino volgaruccia, e tutto bene, tutto perfetto, eccetera. I figli hanno, uno praticamente fa il predicatore come il padre, l'altra invece fa la cantante come la madre, e sono, detto, io ci credo, sono miliardari, ma non ho nessun dubbio. Quindi questo dimostra che tutto mondo è paese, e a un certo momento la gente, se si innamora di una persona, di una figura, non gli interessa quello che abbia fatto realmente. Non parliamo di politica e altre cose, ma alle volte uno si stupisce, dice, ma con tutto quello che ha fatto una certa persona, sì, è così. Il discorso importante comunque da fare è che erano due personaggi che stavano molto bene assieme, ma mentre lui era, diciamo, proprio votato al denaro, votato alla situazione, lei tutto sommato nel suo modo di interpretare il personaggio era progressista, tanto per intenderci, cosa che le ha creato molti problemi, e ha creato anche al marito molti problemi, è il fatto che lei non solo accetta l'omofobia, ma la ospita praticamente nelle sue trasmissioni e dicendo siamo tutti figli di Dio e cose di questo genere, cose che chiaramente nella tradizionale America forse non era esattamente il discorso da fare, ecco. Io vorrei parlare del Tempo Rimasto, che è un documentario di Daniele Gaglianone, che è uscito qui a Genova al Nickelodeon e al Club Amici del Cinema. E un giorno c'è stata anche la presentazione da parte del regista. È un documentario prodotto da Rai Cinema, da Zalab, di Andrea Segre,
e anche da Archivio Luce, dall'Istituto Luce praticamente. È un film che, in cui il regista intervista, o meglio, parla con delle persone della terza età in cinque regioni italiane, e in queste conversazioni emerge naturalmente la storia del Novecento, emerge la guerra, emerge il fascismo, emergono però anche gli usi e i costumi dell'epoca. E l'aspetto interessante di questo film, oltre appunto all'emergere di tutti questi elementi, è anche la copresenza di tempi diversi. Infatti il film ha nel titolo il tempo, no? Il tempo è un elemento centrale in quest'opera, perché da un lato c'è il tempo presente, il tempo in cui appunto il regista va nelle case di queste persone, e le intervista e parla con loro, ma dall'altro appunto c'è anche il tempo passato, il tempo che viene raccontato dai protagonisti, dagli intervistati, dai soggetti. E la cosa interessante, o la cosa curiosa più che altro, è il fatto che, nonostante il film racconti poi di fatto di eventi passati, non usi mai il materiale d'archivio, e questo nonostante sia prodotto da Istituto Luce, e questo può sembrare strano. Il regista però ha spiegato durante l'incontro che è stata una scelta assolutamente voluta, proprio per mantenere questa copresenza di tempi, perché il racconto del passato doveva essere comunque unito il più possibile alle riprese attuali, alle riprese fatte in quel giorno, in quel momento lì, e alle riprese fatte oggi. E infatti, per sottolineare questa copresenza, c'è da un lato sì la persona intervistata, però c'è anche la ripresa delle fotografie, delle loro immagini. E inoltre il fatto di non aver inserito il materiale d'archivio è anche perché è anche per sottolineare la soggettività di questi racconti. Mentre un materiale d'archivio preso da pellicole precedenti, da documentari fatti appunto negli anni 30 o negli anni 60, nel caso infilmati in qualche modo di anni passati, ma non provenienti dai loro racconti, avrebbe in qualche modo inserito un elemento estraneo alla soggettività dei protagonisti. E quindi è un film che apparentemente è molto semplice, perché appunto è composto da queste serie di interviste, da questa serie di conversazioni, però in realtà ha una sua complessità molto maggiore, ha una sua stratificazione molto più spiccata, che devo dire emerge soprattutto grazie al confronto con il regista. Il film andrebbe magari visto più volte per coglierne tutti gli elementi, perché apparentemente molto semplice, in realtà è un film piuttosto complesso. È un film interessante che purtroppo è già uscito dalle sale, e si spera di poterlo magari recuperare prossimamente, magari sulla Rai, visto che comunque è prodotto da Rai Cinema, ed è un documentario assolutamente da recuperare se possibile. E lunedì prossimo terrò una monografica su Arthur Penn, perché ricorre il centenario della nascita. In realtà abbiamo anticipato di qualche mese, perché è nato a settembre, quindi siamo a febbraio, però l'anno è questo, è nato nel 22, e Arthur Penn è il regista che in qualche modo inaugurò ed è tra i fondatori della New Hollywood. Tra i suoi titoli più conosciuti, tra i suoi titoli più importanti, c'è proprio Gangster Story, il film che insieme al Laureato e due anni dopo Easy Rider ha fondato la nuova Hollywood, l'ha in qualche modo resa evidente un nuovo modo di fare cinema.
E questo però nonostante Penn abbia iniziato alla fine degli anni 50, il suo primo film è Furia Selvaggia che è del 58. Quindi Penn, che in realtà arriva dalla televisione, comincia alla fine della Hollywood classica e poi proseguirà negli anni 60, negli anni 70 fino agli anni 80 e sarà tra i fondatori della nuova Hollywood, pur appartenendo a una generazione precedente a quella dei registi che noi siamo soliti identificare come quelli della New Hollywood, penso a Scorsese, a Spielberg, a Coppola, a De Palma. E quindi è un omaggio che ci sembrava doveroso perché è uno dei registi chiave per capire quel momento storico e quel contesto. Il ricordo di Monica Vitti è stato fatto da tantissimi. Marchelli, Massimo, Massimo, vuoi dire per caso qualcosa tu? No, benissimo. Comunque Monica era sicuramente un'attrice molto particolare, non sapeva cosa fosse il divismo. Io l'ho incontrata una sola volta e mi ha messo completamente a mio agio. Lei stava girando una scena e praticamente è venuta dentro nel bar dove io stavo mandando il servizio su al giornale. Questo è successo qualche giorno fa, non c'erano i telefonini per intenderci, quindi valutate questo. E prima cosa che mi dice: oh, ma non smetti mai di lavorare? Dico: ma veramente mi sembra che tu stia facendo. E dice: vabbè, ma sai, con quello che pretende la gente da me, io devo offrire sempre di più. E quindi, insomma, abbiamo chiacchierato un po' così, proprio 3 minuti di orologio. E lei in Liguria ufficialmente ha fatto solo un film, che era Fai in fretta a uccidermi o freddo, che era di Citto Maselli. Di questo film vi dico qualcosettina al volo, perché praticamente Citto Maselli insieme a Ettore Scola erano stati invitati al Parco di Nervi per quando c'erano i film, e ahimè ho avuto la fortuna di presentarlo io, e poi alla famosa pagoda dalle 11 di sera fino alle 4 e mezza del mattino abbiamo chiacchierato, quindi qualcosettina, e abbiamo parlato anche del film, che praticamente lui mi ha detto: ma esempio, io volevo mettere le Lamborghini, mi hanno costretto a mettere le Ferrari, perché ci sono delle scene di queste persone, bene o male, molto ricche, via di seguito. Cioè, poi io volevo fare le scene su Accamogli che mi piaceva di più e me le hanno fatte fare a Portofino perché pagavano. Io dico: ma tu non l'hai amato come film? Dice: no, no, perché a un certo momento riuscire a esprimere quello che uno ritiene in un film che non è tra virgolette suo è ancora più importante. E in effetti Citto Maselli, per fortuna lui è ancora vivo, se non sbaglio, per 90 anni ce li ha comunque, È una persona, credetemi, sia Maselli che Ettore Scola, mi hanno raccontato un episodio delizioso che vi racconto così, che praticamente sono andati in un posto, loro erano molto amici, dove non li conoscevano di viso, e uno ha fatto il Citto Maselli, ed era Ettore Scola, e l'altro ha fatto l'Ettore Scola del Citto Maselli. Erano persone, cioè non a caso ricordatevi che Ettore Scola è nato al Marco Aurelio, è nato come umorista, una cosa completamente differente, se pensate poi ai film di un certo impegno che ha fatto. Monica Vitti ha avuto anche la fortuna di sposare, perché l'ha sposato, Russo, che è un personaggio particolare, nel senso che ha fatto il film del debutto di Russo come attrice, e in questi 30 anni è stata molto vicina, perché praticamente l'ha protetta. Noi non sapevamo nemmeno che esistesse. Questo per me è una cosa incredibile, notevolissima. Questo, a mio avviso, è grande amore. E quindi voglio dire, nonostante che non se ne parlasse da tanto tempo, ci sono state delle situazioni, diciamo così, di affetto che certe pop star non avrebbero avuto. Tutto lì. Allora, America Latina è il terzo film fatto dai fratelli magici, perché diciamo che tecnicamente o sono amati o sono odiati. Gli D'Innocenzo fanno sempre dei film molto particolari. Anche in questo caso i maligni dicono, o i benigni, o quelli che sanno, non lo so, che il finale è stato aggiunto. Cioè praticamente, se voi guardate tutto il film, non c'è tra virgolette una logica col finale. E comunque anche questo fa parte della leggenda, non li ho mai intervistati quindi non gliel'ho chiesto, però mi dicono i maligni,
o i Benigni, sempre dico io, che cambiano anche la tesi. Cioè, una volta dico sì, l'abbiamo fatto, perché l'altra no, l'abbiamo insegnato, no, si divertono, diciamo, un po' a giocare, ma vabbè. E diciamo che America Latina è una grande prova di Elio Germano. Elio Germano aveva già lavorato con loro e aveva fatto favolacce con loro, quindi diciamo che conosceva il modo di raccontare, che è un modo di raccontare molto particolare, che chiede praticamente tutto all'attore. L'attore ha la macchina da presa piazzata addosso, cioè non può neanche grattarsi la testa, che si vede sempre tutto. E loro nel montaggio lasciano anche volutamente dei difetti per rendere più umano il personaggio. E in questo caso praticamente era la storia di una persona di successo, un dentista ricco, chiaramente ricco, si vede la villa che ha, è ricco, con una bellissima moglie che lo ama, due figlie che tra virgolette lo contestano, ma gli vogliono bene, poi gli vogliono bene e lo contestano, diciamo che è una bella famiglia. È tutto bene fino a quando lui un giorno, come tanti altri, non va nella cantina e scopre delle cose che sinceramente non possiamo dire, perché sennò allora è inutile. Scopre comunque una realtà, ecco, diciamo, che non sapeva che esistesse, realtà o finzione, perché poi alla fine c'è la soluzione, forse, e diciamo che praticamente lui da quel momento lì vive un mondo di incubi, perché vorrebbe a un certo momento essere coinvolto in determinate situazioni, ma non ci riesce, perché, ecco, salutiamo Massimo che va via. E quindi dicevo che praticamente era una situazione, ho perso un attimo il filo. Dicevo che tra gli attori c'è anche un certo Maurizio Lastrico, che adesso conoscono tutti perché ha fatto la faccenduola al Festival di Sanremo. E, peraltro validissima, voglio dire, non originale, perché sinceramente l'ho già vista varie volte. Io, come dico scherzosamente, recensivo il cabaret nel 76, e quindi magari cose proprio nuove in 45 anni non è che le abbia viste. Ovunque, per carità, fatta molto bene, molto professionalmente, molto divertente, molto ben costruita. Mi ha ricordato praticamente certe cose fatte con un altro ritmo da Cocchi e Renato, che facevano proprio i giochi anche loro sui titoli, così, questo genere. Però diciamo che tutto sommato in quell'ambito lì, con quel ritmo, è stata veramente valida. Dicevo che il film si vede bene tutto. Ribadisco, c'è sempre questo senso di non capire dove voglio arrivare. E uno dice, beh, è un thriller. No, non è un thriller, anche se dici sì, alle volte potresti definirlo anche come thriller. Diciamo che è un film, uso un termine che magari gli amici conoscono meglio, è un film da festival. Cioè, sono quei film belli, ben fatti, eccetera, che però alle volte io sono uscito e c'era gente a dire poco sconcertata. C'era chi chiaramente diceva, beh, no, è bello perché ha dei contenuti, così. Altri dicono, è stata una presa in giro. Diciamo che sono quei film che non hanno le vie di mezzo. E avendo poco pubblico, perché hanno pochissimo pubblico, diciamo che tutto sommato rischiano di essere persi nel nulla. E questa è una cosa che dispiace. Siamo sempre al di là del bene e del male. Non so per quale motivo il Presidente mi riserva questi titoli come chiusura, ma accetto volentieri. Dunque, è un film che abbiamo citato nel nostro comunicato, non è entrato in pagella per palesi limiti di visione, l'abbiamo visto soltanto io e il buon Saitta. Se qualcuno di voi l'ha visto, il film è Quel giorno tu sarai. Qualcuno di voi l'ha visto? Dunque, uno di quei film, il Presidente diceva giustamente, parlava di film da festival, no? Cinema da festival, parlando di America Latina. Abbiamo avuto due esempi lo scorso mese di questa tendenza, la tendenza virtuosissima per quanto mi riguarda di Tiepide Acque di Primavera, di cui vi ho parlato poco fa Francesco, un film davvero strepitoso. Io sono stato abbastanza stretto con il mio 4 in pagella, ma per quanto mi riguarda uno dei titoli migliori degli ultimi anni. Sapete, un film del 2019, è arrivato soltanto adesso nelle sale italiane. La stessa tendenza di film festivaliero, però dallo spettro negativo, a mio avviso appartiene proprio all'ultimo film di Cornel Mundruzzo. Chi è Cornel Mundruzzo? Cornel Mundruzzo è uno dei cineasti più chiacchierati e più in vista del nuovo cinema est-europeo, nello specifico
ungherese, un regista che si è segnalato con la sua opera seconda, inedita in Italia, Giorni Felici, con cui ha vinto il Pardo d'Argento al Festival di Locarno, parliamo ormai di 20 anni fa. Da quel momento con Edmond Rousseau ha una ribalta internazionale sempre crescente, partecipa dal film successivo in poi ininterrottamente, cortometraggi compresi, ai Festival di Cannes, dove spesso viene anche premiato. Il film che lo rivela definitivamente nel circuito maggiore è Delta, che vince anche il premio Fibresci nel 2009, la mostra al Festival di Cannes, anch'esso inedito in Italia. Il film che però lo rivela in Italia è White God, che forse avrete visto, Sinfonia per Hagen, un film del 2014, Cani, Randagi e così via. Abbiamo quindi visto soltanto 4 o 5 film di Edmond Rousseau in Italia, tutti che hanno fatto particolarmente discutere. Il suo è un tipo di cinema che suscita sempre un forte dibattito. Il suo terz'ultimo film in particolare è stato quello che forse ha fatto parlare più di sé, che era Una luna chiamata Europa. Ricordate? Ecco, il famigerato, non l'ho chiamata Europa, il rifugiato coi superpoteri. Diciamo così. Il film successivo è l'unico film che lui presenta al di fuori del Festival di Cannes degli ultimi anni, che forse avrete visto nel passato in sala, era Venezia 2020, quindi piena pandemia, che era Pieces of a Woman. Con Vanessa Kirby vinse la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, un film sulle conseguenze di una gravidanza non andata a buon fine, film autobiograficissimo, scritto da Edmond Rousseau con la moglie Kata Weber, che è la sua Nicoletta Braschi, insomma, per intenderci, è la sua fedele compagna sin dai tempi degli studi di cinema e di teatro in Ungheria. Questo è un altro film che lui scrive sempre con la fedelissima moglie Kata Weber, Evolution, è il titolo originale in ungherese, in italiano per l'appunto Quel giorno tu sarai, sempre un film estremamente sentito soprattutto più dal lato della moglie che non suo, diciamo Edmond Rousseau è soprattutto nelle sue idee un metteur en scène, è uno che magari bada di meno al contenuto, alla sceneggiatura di per sé, quello lo lascia alla moglie, lui si occupa più del lato registico. È un film, è un trittico, o meglio, per meglio dire, un film tripartito, scandito da tre, chiaramente, fasulli, per quanto possibile, piani sequenza. Sembrano, soprattutto il secondo, girati tutti quanti in tempo reale, senza stacchi, in realtà chiaramente ci sono, in maniera esplicita, degli stacchi di montaggio ben camuffati. Il tema del film è sostanzialmente, come dice il titolo italiano è francamente demenziale, l'evoluzione delle conseguenze dell'olocausto, l'evoluzione della situazione, della condizione ebraica. La moglie, per l'appunto, è discendente di sopravvissuti all'olocausto, anche se lei è una donna di origine ebrea a differenza del marito, quindi lei ha messo molto di sé in questo lavoro. Il film parte con il primo episodio, intitolato Eva, che ha un inizio, oggi va di moda questa parola, la uso anch'io, abbastanza sconcertante. Il primo piano sequenza, che è quello che sembra più autentico, che raffigura un manipolo di soldati, probabilmente russi, anzi diciamo senza ombra di dubbio russi, che stanno sgomberando un casermone che noi intuiamo essere una camera a gas dove venivano uccisi i prigionieri dei campi di sterminio. È forse il momento più suggestivo del film, è quello in cui Edmond Rousseau gioca di più con la sua attitudine da mettere in scena, una grande formazione teatrale, operistica, è quasi una video installazione che non un vero momento di cinema, con questi soldati che rinvengono muovendosi freneticamente per questo piccolo spazio claustrofobico, rinvengono delle ciocche di capelli che a mano a mano diventano sempre più grosse, c'è questa situazione angosciosa con questi soldati che alla fine si trovano, non dico tragicomicamente, perché è grottescamente a tirare questa specie di fune di capelli da un buco, da un pertugio di questo
di questo casermone, fino a quando non trovano misteriosamente una bambina nascosta sotto il pavimento di questa caserma, e la traggono in salvo, la portano via. Sono 20 minuti molto concitati, totalmente silenziosi, molto suggestivi, e forse effettivamente il momento in cui il cinema ha come dire, al sopravvento su tutto il resto. Dal momento che poi si passa al secondo blocco, intitolato Lena, si parla di l'esatto opposto di quello che abbiamo visto, è cinema da camera, lo stesso che più o meno abbiamo visto in Pieces of a Woman, quindi di nuovo piano sequenza, una mezz'ora parlatissima fra madre e figlia. La madre è, dopo 60 anni, la bambina che è stata salvata da questo casermone, che parla con la figlia, insomma, del più e del meno, nel senso, l'argomento è sempre quello, la situazione del popolo ebreo oggi nel fare i conti con l'Olocausto e con le sue conseguenze, con l'evoluzione di come vengono visti oggi nell'opinione pubblica. Quindi tutto il contrario di quello che abbiamo visto prima, un dialogo palesemente di marca teatrale, dove comincia a scricchiolare questo discorso teorico, questo discorso formale che invece funzionava nel primo blocco. Noi vediamo appunto questo allestimento dove la camera si impossessa di tutto, dove ci rendiamo conto che l'idea di Mondruzzo era quello di far vedere quanto è bravo a usare la camera, quanto è bravo a usare gli spazi stretti, e ci sono dei momenti in cui davvero la macchina gira a vuoto, con le attrici che cercano di capire come muoversi. Sono lavori profondamente coreografati che tolgono di spontaneità, di naturalezza al tutto. Si vede che tutto è quasi come se fosse un balletto, no? E col terzo blocco, che è dedicato invece al nipote di questa bambina, al nipote di Eva, figlio di Lena, Jonas, assistiamo invece a un tentativo di commento politico, sociopolitico, sull'antisemitismo oggi, su come le giovani generazioni, quindi un bambino, un ragazzino adolescente, si trova a fare i conti con l'antisemitismo. E di nuovo, Mondruzzo, a mio avviso, è un autore che è tanto consapevole di essere bravo tecnicamente, è tanto consapevole di come muovere la macchina, di come creare tensione, però a mio avviso è un autore di grana molto grossa, un autore dalla mano molto pesante, che già con i film precedenti ci aveva effettivamente fatto vedere delle situazioni sempre più eccessive. Appunto, ricordiamo l'Una chiamata Europa, quindi parliamo di crisi umanitari, rifugiati, Pieces of a Woman, una crisi tutta privata di un matrimonio che si sfalda dopo un parto non andato a buon fine. Qui alziamo ulteriormente la posta con l'Olocausto. Io non so appunto cos'altro dirvi di questo film, non è rimasto molto in sala, ha avuto un passaggio proprio in occasione della giornata della memoria, ma come vedete non ce n'è più traccia. Qualcuno di voi quindi non l'avete visto? Molto bene. Ne approfitto un attimo, chiedo due minuti, per parlarvi di un'uscita di questo mese. Fra parentesi, la prossima ordinaria sarà tenuta da me e da Giorgio Rinaldi, adesso non ricordo il giorno preciso, comunque è la ordinaria di marzo. Uno dei film di cui parleremo, di cui vi do un accenno giusto adesso, è un film a cui personalmente tengo moltissimo. È Piccolo Corpo di Laura Samani. Ora, non so esattamente quale sarà il destino distributivo di questo film. Io so che la settimana prossima, credo di mercoledì, sarà proiettato al cinema Nickelodeon. Non sono sicuro del resto della programmazione. È un film a cui appunto tengo molto, è un film che ho premiato a una delle giurie Fipresci di cui ho fatto parte lo scorso anno, il Festival di Lubiana, su cui c'è stata totale accordo, no? Un film italiano, una produzione italo-slovena, un film mistico, un film molto affascinante. Anche qui si parla di maternità, come in Pieces of a Woman di Mondruzzo, ma in termini completamente diversi. Un film misterico, estremamente affascinante, ambientato e girato in Carnia. Non vi voglio dire di più perché preferirei parlarne con voi il mese prossimo, sapere che cosa ne pensate, quindi non voglio influenzarvi, spero che lo andrete a vedere, spero che ne parleremo insieme il mese prossimo. Piccolo Corpo di Laura Samani. Per chiudere, vi diciamo che domani sera, al Club Amici del Cinema, ci sarà alle 18 una manifestazione molto particolare. È il primo incontro ufficiale
dei proiezionisti. Quindi loro hanno raccolto praticamente 60 collezionisti, di questi professionisti meravigliosi, che, di cui appunto anch'io parlerò un pochettino, per il fatto che avevamo un rapporto di amicizia, di amore, nel senso di coprivamo, c'era chi riparava, che so io, i televisori, c'era l'altro che magari a un certo momento andava via, perché li conoscevamo molto bene noi, perché c'erano i famosi visti di censura, che erano indispensabili per riuscire a capire qualcosa quando non c'era internet, per scoprire se era un film stato tagliato, cose di questo. E loro, nelle famose buste, a seconda della visione del film, se era una prima visione era bella, luci, bella, bianca, tranquilla, man mano magari un po' più grassa, un po' di tutto, ed era bello, perché così abbiamo vissuto anche la vita con loro, tipo all'Astor si faceva una scaletta a pioli di ferro all'esterno da ammazzarsi, e diciamo che c'è stato sempre un bel rapporto tra i critici e i professionisti. Quindi vi dico, se non avete nulla di meglio da fare, ve lo consiglio di cuore.